esercizio finanziario 2011, approvazione. Su questo punto deve passare la parola all'assessore di bilancio, consigliere Milano. Ma innanzitutto porto le scuse del ragioniere che non è potuto essere presente per presiedere i lavori del Consiglio poiché è fuori sede. L'articolo 193 del testo unico degli enti locali determina, come noto a tutti i consiglieri, l'operazione di verifica dell'equilibrio di gestione sull'attuazione dei programmi. Questa operazione è fissata al 30 settembre di ogni anno e il ritardo in tale adempimenti che si registra è ascrivibile alla necessità di acquisire elementi utili e a conoscenza degli atti di riferimento che sono stati adottati dall'amministrazione uscente. Infatti, la nostra amministrazione sta portando avanti la gestione amministrativa tecnico-contabile in riferimento a strumenti e linee programmatiche contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche del bilancio che certamente non appartengono alla sua sfera di azione e programmazione. Appare però doveroso evidenziare l'operato di 5 mesi di amministrazione, 2, notifiche di atti ingiuntivi, pignoramenti, diffide di pagamento, eccetera, eccetera. Appare chiaro che in presenza di sentenze non ancora passate in giudicato, di atti stragiudiziali non definiti, e questo comporta il differimento di un eventuale riconoscimento, poiché che la nascita di un debito dell'ente non implica un automatico riconoscimento, ma esige una valutazione della presenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità. Per pervenire all'accertamento di tali requisiti legittimanti del debito fuori bilancio bisogna adempiere ad un'attività istruttoria accurata e puntuale. Si è in presenza di procedimenti che richiedono grande senso di responsabilità, di equilibrio nell'oggettiva valutazione, lontano da condizionamenti di qualsiasi genere e natura e con l'obiettivo di tracciare una linea di condotta per il proseguo di un'attività amministrativa che possa dare qualche certezza all'ipotesi di sviluppo economico-sociale della nostra collettività. Come si diceva in precedenza, l'elemento caratterizzante di questo ente è la deficienza cronica e direi strutturale di liquidità, e con questo problema che l'amministrazione è chiamata a confrontarsi e a misurarsi. Quello che appare certo allo stato attuale è il fatto che l'amministrazione non può programmare interventi strutturali ed infrastrutturali, anche di modica entità con il ricorso a fondi comunali. Non sono ipotizzabili programmi di interventi socio-economici a favore delle famiglie bisognose, indigenti ed emarginanti con fondi comunali. Non sono ipotizzabili interventi che possono generare occupazione e o investimenti, e a tale proposito basti pensare che diverse ditte che hanno lavorato per l'ente non sono state pagate nonostante l'avvenuto a credito da parte degli istituti mutuanti o enti finanziatori. Basta pensare alla necessità del ricorso all'anticipazione di cassa per sopperire una deficienza di liquidità costante in cui l'ente versa da diverso tempo. Questo scenario è chiaro che fa venire meno la fiducia nelle istituzioni, ma con altrettanta chiarezza sento di dover dire che l'amministrazione attuale non vuole e non può venire meno al suo programma amministrativo. Eppure nella ristrettezza economica cerca di individuare altre forme di finanziamento per garantire alla collettività i servizi, dare fiducia alla popolazione attuando una politica che come elemento determinante pone il rispetto della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa. La chiarezza sulla situazione finanziaria è un dovere, così come è altrettanto doveroso che gli organismi politici e l'apparato burocratico assumono le relative responsabilità nel rispetto dei ruoli politici e delle competenze gestionali. La demagogia politica, le ambizioni di potere hanno già provocato tanti danni alle collettività e il Paese deve pretendere una classe dirigente all'altezza del suo compito. Con il rigore che ci siamo imposti, con il senso di responsabilità che la legge ci chiede, oggi siamo qui ad esprimere il nostro voto favorevole sul riequilibrio di bilancio, con l'impegno di definire le strutture complesse dei procedimenti che abbiamo citato. La definizione di tali procedimenti ci consentirà la programmazione dell'azione amministrativa e l'adozione di quei provvedimenti di risanamento che eventualmente si rendessero necessari. Grazie.